Niente, incontro, come lo definirebbe? Cosa è stato deciso? Se è stato deciso qualcosa? Ma gli incontri sono sempre incontri molto positivi, la presenza sia del ministro Piantedosi che del ministro Abodi da sempre, diciamo, è un momento di serenità per noi che viviamo momenti di tensioni. Devo dire che sono delle tensioni, così come ho avuto modo di rappresentare, che negli ultimi anni comunque si stanno diradando. Se pensiamo che fino agli anni 90 la violenza all'interno degli stadi era una delle caratteristiche dominanti e che comunque con una serie di provvedimenti, di sanzioni siamo riusciti ad debellare. Abbiamo ribadito in maniera molto chiara che le nostre norme sancite all'interno dell'articolo 62 delle NOIF sono norme molto molto severe, devo dire sono le più severe a livello internazionale. È inutile sottolineare come anche il principio enunciato dal Presidente Infantino già è previsto all'interno delle nostre norme, quindi lo dico con la massima serenità, enunciare un principio del genere è sicuramente importante, più complicato applicarlo. L'incontro è stato un incontro, sottolineo, molto positivo perché abbiamo delineato alcune idee, alcune riflessioni, progetti che possono comunque migliorare la qualità infrastrutturale. Mi riferisco in modo particolare all'ipotesi dell'inserimento del riconoscimento facciale e comunque è stato rilevato un'efficienza anche in termini di risposta negli ultimi anni da parte delle società. Vuol dire che l'uso della tecnologia, basti pensare che già il 50% degli stadi attraverso l'uso della tecnologia comunque è in grado di garantire, di assicurare l'individuazione di responsabili di questi atti di discriminazione o di violenza, credo che sia già un buon risultato. E devo dire che Udine ne è la dimostrazione tangibile perché nell'arco di 48 ore sono stati assicurati i responsabili alla giustizia. Ci siamo? Si è parlato per caso della possibilità dell'arresto per chi fa i cori razzisti? No, questo è un problema del codice penale, non spetta a noi, noi parliamo di sanzioni sportive, di messa in sicurezza per quanto riguarda il sistema sportivo e per quanto riguarda l'idea della cultura che deve essere dominante nel mondo dello sport, dove non c'è spazio né per la discriminazione razziale né quella territoriale e soprattutto qualunque gesta o atto legato alla xenofobia. Riguardo per esempio al ricorso che invece l'Udinese fa rispetto alla chiusura dello stadio, lei cosa ne pensa? Perché da una parte si colpisce chi è innocente, dall'altra però si vuole mandare un messaggio, credo. Beh sì, è esattamente questa l'analisi, non spetta a me entrare nel merito delle valutazioni oggettive che l'Udinese nel suo ricorso porterà avanti, credo che sia giusto ed è previsto uno dei gradi di giudizio. Credo c'è un elemento fondamentale sul quale davvero tutti dobbiamo essere impegnati, qui non è più un problema di 1, 3, 5 o 10 come è il caso di Udine, qui è un problema che dobbiamo agire con grande positività, cioè noi quello che chiediamo alle nostre società e sensibilizzare verso un atteggiamento positivo di tutto il resto della tifoseria. Quindi è importante far scattare sia le attenuanti sia le esimenti con un atteggiamento positivo da parte di tutto lo stadio. Devo dire che purtroppo ad Udine, quando è rientrato Maignan, voglio dire, i fischi hanno accompagnato e hanno condiviso forse qualcosa che era meglio condannare. Quindi, Grazie a Presidente, tutti. in sostanza, quella dice, le norme ci sono anche molto severe, inasprirle sarebbe fuori luogo, se non impossibile, insomma. Secondo me non dico che è impossibile perché tutto è migliorabile, però credo che le nostre norme sono norme davvero altamente diciamo, punitive, prevedono sanzioni davvero molto molto severe. Io ribadisco, al di là della sanzione, quello che noi dobbiamo valorizzare e mi sembra che qualche frutto positivo riusciamo a declinarlo, riguarda la positività, l'atteggiamento culturale di tutti coloro che partecipano alla fruibilità dello spettacolo. Quindi tutti quanti dobbiamo avere un atteggiamento più propositivo, più positivo e condannare tutti coloro che sono, diciamo, afflitti da questi fenomeni di frustrazione a livello individuale, emotivo, che poi si scatenano all'interno dello stadio, rifugiandosi verso l'anonimato. Ecco, noi dobbiamo scardinare il concetto dell'anonimato,
e quindi andare subito a scardinare il concetto della permissività. Non è più permesso all'interno degli stadi adottare politiche di questo tipo, e quando li prendiamo devono essere sanzionati sia penalmente e sia sportivamente. Grazie. Grazie. Sull'inasprimento del DASPO, che è un tema di cui si parla spesso. No, è un guarda, il DASPO io sono molto favorevole, soprattutto all'idea del recupero. Lo sapete qual è la mia impostazione culturale. Il DASPO è sicuramente uno strumento che sta dando i suoi frutti, quindi inasprirlo non so a che cosa possa servire. A me piace più l'idea del DASPO, ma che sia accompagnato anche da un processo di recupero, di riabilitazione. Grazie. Ciao e buonasera a tutti. Buonasera. Grazie.